Bene, ciao Angeli, bentornati in un altro video. Finalmente una lettura di tarocchi che ormai non faccio da tipo un mese. Perché oggi la faccio? Perché è un giorno speciale. Insomma, per così dire, forse solo per me. Oggi, domenica 19 agosto, è il mio compleanno. Io rulli di tamburi, che bello, sto invecchiando. Volevo essere al mare oggi, ovviamente. Purtroppo la persona con cui ci vado di solito da ieri e per 2 settimane sarà in ferie, quindi purtroppo mi tocca stare a casa proprio il giorno del mio compleanno. Comunque va bene, non sono sola perché ci siete voi. Grazie a proposito di seguirmi sempre, nonostante non si vedano da molto le letture, e grazie a tutti i nuovi iscritti e iscritte, benvenuti e benvenute. E allora alla fine vi faccio io regalo, anche se il compleanno è mio, vi faccio un'altra lettura. Ah, le letture non è che non ne faccio più, è che adesso appunto le domeniche di solito sono al mare, quindi non trovo tempo. Però tipo da fine settembre in poi partiranno normalmente, se non cambia nulla. Allora, visto che siamo proprio nel mese, cioè ieri tra l'altro 18 agosto 2018 era Lionsgate, quindi il portale del leone. Io sono un leone, appunto, un segno di fuoco, quindi tutti i segni di fuoco, in particolar modo il leone, perché questo è il suo mese, anche se tra qualche giorno inizia poi la Vergine. Beh, insomma, hanno parecchia potenza, si muovono parecchie energie, si stanno muovendo parecchie cose, penso che anche gli altri segni di fuoco, in particolar modo i leoni, lo sentiranno. Quindi tanti auguri a tutti i leoni e a chiunque compie gli anni in questo periodo. E appunto, visto che è il mese del leone, facciamo una lettura. Ovviamente generica, è per tutti i segni, però in particolar modo sarà dedicata ai leoni come me. Usiamo sempre i tarocchi degli angeli d'oro in virtù e estrarrò anche una carta degli angeli del cuore e una dell'angel therapy. Aspettate che le tiro fuori. Come avete passato il Ferragosto? Intanto ditemi un po'. Siete in ferie adesso? Ci dovete andare? Dove siete stati? Dove andrete? Raccontatemi un po'. Allora, partiamo e vediamo cosa dicono gli angeli. Aspettate che mi metto indietro. Questa vuole uscire. Ci sono belle energie in movimento. Dovreste sentirlo anche voi, specialmente i leoni. Stanno cambiando molte cose, stanno avvenendo molte cose. Ok. Non ne saltano fuori altre, quindi le estraggo io. Ed ecco il fuoco. Era inevitabile. Ovviamente è uscito l'arcano 18, perché il portale era il 18-8. Allora, la prima che è saltata fuori è il re di terra, bellissimo. Il re Mida, il tocco magico. Generoso, professionale, responsabile, pratico. Un periodo di successo. Ah, ovviamente terra, quindi denara. Un periodo di successo, accetta sicuro di te le opportunità che ti vengono offerte, il tocco di Remida. Remida era quello che tutto toccava e tutto diventava d'oro, tutto ciò che toccava diventava d'oro, quindi abbondanza, oro, entrate finanziarie, perché appunto è una carta di denara. È un periodo appunto, come dicevo, che c'è abbondanza, le energie si stanno smuovendo in senso positivo, la ruota gira, c'è abbondanza di tutto, salute, amore, famiglia, amici, denaro e quindi anche lavoro. Infatti dice accetta sicuro di te le opportunità che ti vengono offerte, stanno per arrivarvi d'improvviso, opportunità inaspettate che non vi aspettavate, e di lavoro, e può essere di cambiare casa o proposte di matrimonio, convivenze eccetera, ma soprattutto nel mondo del lavoro, quindi entrate finanziarie. Arriveranno anche proposte che non vi aspettavate, magari non è il tipo di lavoro che vi aspettavate o che vorreste, però magari è quel lavoro di transizione che vi servirà per poi arrivare al lavoro dei sogni. Comunque
comunque è uno step che vi serve, quindi non scartate a priori le opportunità inaspettate che magari non sono del vostro settore, anzi ponderatela perché è comunque abbondanza che arriva e accettatele perché è comunque in questo momento vi servono, è comunque un periodo di successo e abbondanza che entra, sono soldi che entrano, magari alcuni riceveranno anche dei prestiti che avevano chiesto, ecco, tocco dire mi dà successo in tutto. Poi c'è il re d'acqua, guardate quanti re. Acqua, emozioni, amore anche. Affidabile, compassionevole, rispettato e colto. Apri il cuore e la mente a chi ti sta intorno. Consigli fidati e sinceri, opere di beneficenza. Allora, innanzitutto anche qua c'è l'abbondanza, non solo di sentimenti. Vedete che c'è, non si vede molto bene. Qua c'è una coppa piena e non è rovesciata, è in piedi. Quindi anche lì abbondanza. E poi l'acqua è l'elemento della vita. Il re, il 10 è il numero perfetto. Apri il cuore e la mente a chi ti sta intorno, quindi sta parlando anche di emozioni. Aprite il cuore, molti di voi sono ancora feriti dal passato e quindi sono un po' chiusi, solo che se non amate voi stessi, non amate la vita, poi non venite amati dagli altri, non riuscite ad amare gli altri. Quindi aprite mente e cuore, non rimanete chiusi nel vostro bozzolo. Guardate chi vi sta intorno. Imparate ad amare voi stessi e anche chi vi sta intorno, tanto che dice fate anche opere di beneficenza, che non vuol dire per forza dare soldi, vuol dire anche solo regalare un sorriso, non so, vecchi vestiti che non usate più, regalarli a chi ne ha più bisogno, o fare volontariato da qualche parte, che ne so, portare a spasso i cani del canile, o andare a servire i pasti nella mensa, qualunque cosa. Anche piccole cose che però fanno tanto per chi ha più bisogno. Anche solo regalare un sorriso, già state aiutando l'universo e state aiutando gli altri a ricevere qualcosa. L'universo vi ringrazia con l'abbondanza. Dovete dare senza aspettarvi niente ed è così che l'universo vi ringrazia. Cioè non è che dovete farlo perché, ah beh, se io faccio così poi mi arrivano soldi. No, perché lo volete fare. Perché nel vostro cuore vedete emozioni, comunque, perché vi fa stare comunque anche bene, anche piccole cose, eh? Anche solo, non so, passa qualcuno, trovate al bar qualcuno che deve pagare il caffè, gli mancano 10 centesimi, glieli date voi, ovviamente parliamo di quantità piccole, adesso non è che dovete pagare il caffè a tutti, però per dire, gesti piccoli che vogliono dire tanto, e che vogliono, cioè, arricchisce anche la vostra anima, il vostro karma, l'universo, se voi aiutate gli altri, l'universo vi aiuta e vi ringrazia dandovi a loro volta, dando a voi a vostra volta, a sua volta, quello che vi serve. Dice anche consigli fidati e sinceri, quindi ci sarà anche un uomo, una figura professionale, vedete un uomo importante, il 10, il re, che vi saprà consigliare nel mondo del lavoro, probabilmente per le opportunità inaspettate e le decisioni che dovete prendere appunto per le opportunità inaspettate, magari nuovi contratti, nuovi uno scatto di carriera eccetera. Chiedete pure aiuto anche a questa persona fidata, probabilmente una figura professionale o qualcuno di cui vi fidate in famiglia, un amico, un parente, qualcosa. Poi arriva il 6 di fuoco ed eccolo qua il fuoco per il leone. Fuoco, segno che elemento che brucia, elemento vivo perché crea, state creando. Vedete il cavaliere di fuoco è la vittoria. Vedete come entra trionfante con il bastone perché sono i segni del bastone in mano della vittoria. Vedete come viene acclamato? Successo, come diceva qui, come diceva la carta di Remida, un periodo di successo, infatti qua dice vittoria, buone notizie in arrivo, riconoscimenti pubblici addirittura o premi, vittoria, il vostro lavoro sarà ricompensato, il vostro dare senza pretendere nulla in cambio sarà ricompensato dall'universo, se date ricevete, legge del karma, legge di attrazione, e infatti voi aiuterete gli altri, l'universo in cambio aiuterà voi. Avrete la vittoria nel progetto che di cui vi stavate occupando, che può essere cambiare casa, andare all'estero, trasferirvi, cambiare lavoro, cercare lavoro per chi è senza, andare a convivere o sposarvi o il prestito che aspettavate. Quindi c'è vittoria in quello che stavate facendo, ci sarà vittoria, buone notizie in arrivo, stanno arrivando, il cavaliere comunque vedete qualcuno che entra, quindi notizie che arrivano. Riconoscimenti pubblici o premi addirittura, vedete che viene acclamato dalla folla e sta sorridendo? Riconoscimenti pubblici, quindi scatto di carriera, verrete assunti da un'altra parte o verrete promossi, magari state già facendo il lavoro che vi piace ma avrete una promozione.
E a proposito, infatti, di lavoro, c'è di nuovo una carta di terra, quindi di denara. Un altro cavaliere, tra l'altro. Abbiamo due re, due cavalieri e poi l'arcano maggiore al centro, quindi bellissima sta stesa. Cavaliere di terra. Un altro sul cavallo. Fedele, impegnato, onorato e gentile. È tempo di mettersi a lavorare con impegno e portare a termine le cose, rispetta gli impegni presi. Un angelo custode. Mi stanno venendo i brividi, non so perché mi sta commuovendo questa stesa. Allora, avrete, appunto, ci sono opportunità inaspettate di carriera, verrete, ci sarà vittoria, quindi ci sarà un nuovo lavoro, uno scatto di carriera comunque, tanto che avete riconoscimenti pubblici o premi, e una volta che avete ottenuto il premio, chiaramente bisogna mantenere gli impegni e lavorare, quindi portare a termine i progetti che avete iniziato, che avete in mente, che avete proposto, perché riconoscimenti pubblici vuol dire che potreste avere proposto al vostro datore di lavoro o a qualcuno comunque dei progetti che avevate in mente e hanno scelto il vostro, quindi ora lo dovete sviluppare e portare a termine, perché ve lo dovete meritare. Quindi è tempo di mettersi a lavorare con impegno e portare a termine le cose, cosa che comunque farete perché c'è successo ed è una volta che venite, cioè che lavorate in un settore che vi piace, che vi trattano bene, che avete riconoscimenti pubblici, pubblici o meno, anche solo un grazie, anche un solo bravo o brava, fa la differenza comunque. State facendo un lavoro in cui comunque, che comunque vi piace, in cui avete passione, quindi non è una cosa che fate forzatamente. Quindi sicuramente ci riuscirete perché ci mettete il cuore. Rispetta gli impegni presi, quindi rispettate gli impegni appunto presi e le scadenze, tanto c'è un angelo custode con voi, che può essere la figura professionale al vostro fianco, può essere un vero e proprio angelo di luce. C'è comunque un cavaliere che veglia su di voi, vedete? Il cavaliere che vi protegge veglia su di voi. E l'ultima carta, appunto l'arcano maggiore, bellissimo. 18, la luna, arcangelo Aniel, la sacerdotessa di Dio. Se sentite la vibrazione, il mio telefono. Messaggi in arrivo, vedete? 18/8/2018, ieri, era appunto il portale del leone. 18/8/2018, tanti 8. Aniel, la luna, quindi i poteri psichici, ciò che di solito è celato si svela, ciò che è velato si svela. Sogni, potere anche nei sogni, parte femminile che si risveglia. Infatti dice importanti rivelazioni intuitive, eventi nascosti, vedete? Quindi la verità che viene a galla, liberati dalle paure che ti bloccano, lasciate andare le paure che ancora vi bloccano, anche se ormai ne avete poche, perché dalla stesa comunque avete sbloccato parecchie cose, ecco perché poi la ruota gira, se ci fossero ancora i blocchi, almeno così tanti come prima, non girerebbe niente. Ci sono eventi nascosti, eventi importanti, alcune cose che capirete, magari con l'introspezione, eventi importanti magari dentro di voi, non per forza all'esterno. Ci sono quindi infatti importanti rivelazioni intuitive, la luna è la rivelazione, la saggezza, i sogni anche, possono arrivarvi anche attraverso i sogni delle rivelazioni. Magari anche la scelta da fare, avete chiesto aiuto agli angeli? O state ponderando, vi hanno proposto due lavori o due progetti, oddio, quale devo scegliere? Meditando e chiedendo aiuto agli angeli avrete la rivelazione intuitiva, gli eventi nascosti che vengono a galla, quindi capirete qual è la scelta giusta da fare nel video. Liberatevi dalle paure che vi bloccano, probabilmente la paura della nuova vita, del nuovo progetto, della nuova cosa che state iniziando. C'è ovviamente l'ignoto, quindi le cose nuove un po' paura fanno, chiaramente i cambiamenti paura fanno. Avete un po' di paura che è normale, ma non vi fate bloccare, non mandate in risonanza la paura, altrimenti appunto si blocca il tutto. Invece qui, non so se l'ho riuscita a vedere, Aniel, è in mezzo a due cascatine, un ruscello che scorre perfettamente. Quindi le cose fluiscono, l'acqua sta fluendo e anche l'energia sta fluendo, non bloccatela, chiedete aiuto agli angeli, se avete paura date la vostra paura a loro. Quindi direi insomma una lettura bellissima. Tutto fluisce, vi state potenziando anche i vostri poteri psichici, l'intuizione, la chiaroconoscenza, le chiaro abilità si stanno potenziando. Ora andiamo ad estrarne, anzi partiamo da questa, una dall'Angel Therapy, vediamo cosa hanno da dire gli angeli sull'Angel Therapy, un consiglio, no, è storta, ok.
Quale consiglio supplementare c'è? Ok, una è caduta e continuano a vibrarmi il cellulare. Non so se lo sentite. Ecco, perfetto. Cosa avevo detto? Niente blocchi, niente paure. Spazza via la paura. E questo è l'Arcangelo Michele sicuramente. Infatti. Ah, e anche Raffaele. Spazza via le paure. Invoca l'Arcangelo Michele e l'Arcangelo Raffaele per liberarti delle energie basate sulla paura, spazzandole via da te, dal tuo ambiente, dalla situazione in cui ti trovi e da tutte le persone coinvolte. Non lasciate che i dubbi degli altri che vi scoraggiano, perché c'è gente che dice no, non ce la farai, ma dai, ma figurati se ce la puoi fare. Stronzi invidiosi del cazzo. Scusate il francesismo, ma sono proprio delle persone invidiose e poverette, insomma. Non vi fate piantare il dubbio dagli altri, credete in voi stessi, vittoria, voi avete l'energia, voi avete il tocco magico di Remida, voi avete il successo e un angelo custode al fianco. Chiedete appunto, prima volevo dirvelo, ma non volevo essere ripetitiva, ma poi ci ha pensato l'arcangelo a venire fuori, chiedete aiuto se avete paura all'arcangelo Michele, le vostre paure le date a lui e chiedete a lui, che è il guerriero, di infondervi coraggio. A lui o a qualunque divinità o entità di luce preferite, non per forza gli angeli. E all'arcangelo Raffaele, che è il guaritore, di guarirvi il cuore dalla paura, di guarirvi all'interno. Pulite, non dovete risuonare nella paura, non mandate in risonanza alla paura, pulite anche il vostro ambiente in cui vivete e anche di quello di lavoro per quanto vi è possibile. Sì, non è facile pulire l'ambiente di lavoro, provateci. Portate magari un talismano, un sacchettino di salvia addosso, una collanina, qualcosa. Pulite con l'incenso anche l'ambiente in cui vivete, specialmente dove dormite, perché altrimenti ristagna, può ristagnare il dubbio, le energie, anche solo scariche, non per forza negative. E pulitevi, quando fate la doccia, fate anche una doccia di sale grosso, perché così scaricate le energie che prendete quando siete all'esterno, che le energie basse vi si attaccano addosso. E così, spazzando via le paure, ecco che l'acqua fluisce. Ora, angeli del cuore, vediamo che messaggio c'è per quanto riguarda l'amore, che potrebbe essere anche l'amore verso voi stessi. Fate una domanda mentre mescolo, pensatela. Questa è uscita. Inganno. Nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé. Qualcuno ha fatto la domanda: mi posso fidare di questa persona? Questa persona è vera con me? No, c'è un inganno. Uno di voi, potreste anche essere voi, indossa una maschera. E questa non vuol dire per forza che vi state fingendo un'altra persona, o che il partner si sta fingendo un'altra persona, potrebbe voler anche dire che non avete ancora conosciuto profondamente il suo vero sé, perché qua parla, dice nasconde il suo vero sé, e indossano le maschere tutte e due, vedete, potreste essere entrambi o uno solo di voi, potreste essere anche voi, non per forza l'altro, magari proprio per la paura indossate una maschera, perché siete rimasti scottati nel passato. Vedete che il cavaliere prima di cera diceva: apri il tuo cuore e la mente a chi ti sta intorno. Ed era il seme d'acqua, quindi di emozione. Forse, appunto, come ho detto, siete ancora chiusi a livello d'amore perché magari siete rimasti feriti in passato. E quindi nascondete il vostro vero sé. O è l'altra persona che ha appunto subito questo, diciamo, trauma, questa ferita d'anima nel passato e quindi non si apre con voi. Quindi non vuol dire per forza che vi sta ingannando, solo che ancora non avete visto il suo vero sé o non l'avete mostrato voi all'altro. Spazzate via le paure, chiedete a Michele, Raffaele e agli angeli dell'amore, agli angeli del cuore, e siate sinceri gli uni con gli altri, sì. Se invece vedete che il partner, proprio per inganno, intende proprio che vi sta tradendo alle spalle, allora è il caso di mollarlo, ma questo è abbastanza ovvio, non serve che ve lo dica io. Non state a subire il male degli altri. Aria per tutti. Bene, questa era la lettura per... Ah, non ho detto, la settimana che va dal 19... fino al, scusate, guardo il calendario perché non me lo ricordo,
dal 19 fino a domenica 26. Cioè che poi no, vabbè sì, da 19 a domenica 26, ma sarebbe poi dal 20 al 26. Comunque, possiamo contare anche oggi. Va bene, io vi auguro un buon weekend, buona domenica, una magica domenica a tutti, una magica settimana a tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Angeli.